Bentornati amici e amiche del gameplay su Game Over Size. State ascoltando Tra90, siamo su un nuovo gioco della rubrica Giochi Proviamoli. Il gioco in questione è My World Action RPG Maker. Anzi, sotto poi nel titolo veramente c'è scritto, su Steam ho trovato questo nome. Poi nel gioco c'è scritto My World Where Action RPG Begins. Vabbè, come si pronuncia, sappiamo che siamo ignoranti. Allora, questo ragazzi è un gioco un po' difficile da recensire o comunque da raccontare. Perché cos'è? Cos'è My Worlds? È un gioco di ruolo action, ok, come dice anche il nome. È un RPG action dove possiamo attaccare, salire di livello, uccidere mostri, parlare con personaggi non giocanti. Dove è la novità? Che possiamo creare i nostri mondi. I mondi dove andremo a giocare sono mondi creati da altre persone. Sono mondi che possiamo creare noi, riempire con i dungeon che vogliamo, con i mostri che vogliamo. Ora, io adesso non so se la profondità è simile a quella di un RPG Maker, dove si possono creare varie cose. Ora, non ci capisco niente di sviluppo di videogiochi, però non lo so, non mi ci sono ancora intrapreso in quella parte. Quindi in questo episodio lo andremo a giocare normalmente in solitaria, saltando tutta la parte di creazione, che però se volete poi in futuro vi farò vedere se riusciamo a capirci un qualcosa. Ci sono vari personaggi accessibili. Noi abbiamo il cavaliere, il knights, c'è lo scheletro, c'è questo qua che è un paladino, credo. Specie di paladino. Comunque sono tutti, alla fine sono tutti e tre cavalieri, credo. Nice, i cavalieri. Ma non so come sia possibile cambiare. E c'è l'uomo con la scopetta. Andremo con l'uomo con la scopetta a picchiare tutti. Abbiamo anche varie abilità, che ci sono le skill. Però non so cosa fanno. Questo è uno scudo. Questo diventa più grande. Non so perché mi ha fatto diventare gigante. Le galline. Allora, andiamo a vedere le opzioni. Allora, per esempio, lei per uscire dal gioco, quindi non c'è un vero e proprio menu. Volendo si possono premere con F11 settings, se non si deve andare dentro questi portali. Penso scegliere il portale per andare nel nostro mondo, o comunque scegliere un mondo dove andare a giocare, o andare soprattutto nel nostro. Lei per il multiplayer, io ho provato ad andare in multiplayer ma non ho trovato nessuna partita. Allora non so se ho sbagliato qualcosa io o comunque la popolazione è abbastanza poca. Il gioco è uscito soltanto il 17 marzo, è in early access, quindi accesso anticipato. Gli sviluppatori sono i The Game Creators, credo sia il loro primo gioco, non mi sono andato a informare. Andiamo a vedere, a controllare subito se è il loro primo gioco, che vorrei sbagliarmi. No, ne hanno fatti tanti di giochi. Comunque ha molte cose per lo sviluppo, app, game kit, eccetera eccetera. Quindi sono abbastanza esperti in questo tipo di giochi, nei maker, nelle cose di creazione. Andiamo a vedere se era award. Ah, non so se il gioco si vede bene o fa scatti, perché ragazzi, non essendo abituato a registrare da PC, non è che sono tanto bravo a settare le cose, quindi... A workshop play. Ah, questo è workshop, ok. Questo è workshop di Steam, dove possiamo sbloccare, penso da lì, le varie avventure che hanno fatto gli altri, comunque le varie mod. Quindi da qua si va. Che mi sembra che era entrata uno ieri. Ci sono una serie di mondi questo è il nostro mondo, questo è l'hub, che è un nuovo mondo comunque. E qua abbiamo dei mondi già creati. Vedete, che ne so, il regno dei funghi, eccetera eccetera. Wood 001 credo sia quello che abbiamo creato per sbaglio noi quando ho iniziato la partita. Noi andiamo nel primo, in The Blight. Non so se sono in ordine di difficoltà o che sia, ma andiamo giusto così per dare un'occhiata. Purtroppo è un gioco veramente pieno di roba, pieno di roba. Allora, non so se in questo c'ero già entrato. Gallino ovunque, uovi. Uovi un po' alla Minecraft. Si possono prendere, ma si possa aprire tipo il... Allora, con L si apre il coso delle abilità. Non abbiamo... Sì, delle abilità, delle missioni. Non abbiamo missioni. Con E si cura. CTRL il coso. Il roll. Lo sprint, ottimo. E le cose si rompono. Funziona bene.
Però non c'è un inventario per cambiare equipaggiamento. No. Interni. Ok, merdosi. Hanno lasciato l'erba per terra. Dovrò almeno a mettere un pavimento smerdosicchio. O cambiare il colore delle texture, però. Come si parla? Press U. Quest details. Gant. Dobbiamo collezionare 10 uovi. Beh, missione abbastanza idiota. Ne avevamo già un po'. Ci sono abbastanza anche tanti bug. Non so se si possono trovare soltanto qua dentro o no, anche fuori, quindi possiamo uscire. Anche io vedo un livello, vedo. Bisognerà vedere se poi il livello a qualcosa serva, effettivamente. Ma questi sono nemici, possiamo combattere. Ok, è morto. Fanno tipo un'esplosione. Oddio, ragazzi. È qualcosa un po' di orripilante, st' effetto di quando crepano, Diciamo che il gioco non mi sembra ancora completo, infatti ci sarà da rifinire tanto anche a livello grafico. Perché non lo vedo abbastanza piccolo. Sto giocando a settaggi medi, quindi un po' dipende anche dai miei settaggi. Abbastanza è dispersivo. Possiamo leggere per esempio i cartelli, se ci vogliono dire qualcosa. Non lasciano più uovi queste. No, le galline non crepano. No, c'è un simbolo di uguaglianza e una freccia rossa. Vorrei trovare queste altre due uova mancanti. Queste stanno nella chiesa e non le abbiamo viste. Anche per capire il funzionamento esatto. Uno è quello lì, infatti. Due addirittura, quelle ci mancano. Ok, quest ready. Quest pronta. Al completamento. Bah. Per adesso non mi dice nulla. Ok, 2000... C'è scritto 2004, ma ce n'è da 1200. Ora non ho capito il perché. Beh, noi se seguiamo la via, tanto... Proprio oggi è uscito anche un aggiornamento, e diceva gli NPC hanno molto di più da dire. Contenti loro. Qui c'è un portale, forse è un dungeon. Il problema delle abilità è che sono scomode da usare, anche perché non si può camminare solo con il mouse. Ci sono simboli di teschi. Forse la cosa è pericolosa. Beh, ma che ci frega. Diciamo che se il gioco prenderà poi piede, lo prenderà per la sua possibilità di creare mondi. Ok, qua siamo... Ah, qui siamo ufficialmente nel The Blight. You. Reinforcement, you've been on here for weeks. Finally made out. Devil's greeting the soil of the castle. Che English. Maccheroni, quindi non è una missione, no. Non è una missione. Rompendo le casse possiamo avere la possibilità di trovare qualcosa di utile? Mi sembra di no. Non ci trovi nulla. Una fisica abbastanza orribile. Seguiamo il percorso delineato dai lampioni e dai funghi. Perché non vedo una via. Ecco, dimostri là sì. Cos'è? Ma anche lui una scopa? Anche lui un combattente scoparo? No, c'ha una cazzo di mazza. Aia, fanno tanto male. Ti vuoi girare? Non si gira, ha scelto di non girarsi. Ok, siamo esplosi noi, non è esploso lui però. E per rivivere potevamo anche scappare e curarci forse. Ah, ricominciamo da qua. Penso sia troppo difficile per me la zona. Un gioco che fatico io a capire, però. Sono io che non sono esperto. Se ti metto la scopa in culo, Mizzera. Così li batto. No, sto personaggio c'ha qualcosa di taxoliano. Non lo so. Non lo so perché ho fatto questa associazione.
scalare le abilità è meglio. L'esplosione dovevo farla dopo, forse farla anche adesso. Ci stanno dando punti di esperienza, che non ci ho fatto caso, sì, mi sa 200 per adesso. Insomma, andiamo avanti senza una mission, forse ci sarà anche un boss finale. Che se me ne vengono due contro è problematica. È rimasto in piedi così. Bene il modo in cui si staccano le gambe. Sono pronto. È esploso. Non so perché all'inizio ci ha ammazzato. Ci ha distrutto. Ah, perché era corazzato così. Era. Ok. Sotto gli ho sparato. Ma il fatto di non ci stanno ancora gli oggetti. Forse verranno implementati. Comunque, e ricordo che il gioco è negli access. Che era bello trovare loot, comunque prendere armature più potenti di volta in volta. Qui dove stiamo? Ok, qua. Ah, quello stordisce i nemici. Quello là, il 2, l'abilità numero 2, stordisce i nemici. Si trova una bella minchia. Scusate che abbiamo anche il roll. Il roll rompe le casse come un cazzo. Ci ha ammazzato, però non ci sta. E io, curati. Sta cosa della E è infinita? Quando vogliamo ci possiamo curare, è abbastanza semplice la cosa. Quella madonna. Ok, abbastanza semplice un cazzo. Attacca a cazzo proprio, attacca. Attacca a cazzo, attacca il personaggio. Questo gioco non c'ha senso. Così non, giocato in questo modo come sto giocando io non ha senso. Perché devo sprecare il mio tempo così? Non ha senso. Posso anche correre, mi scordo sempre. La corsa, ragazzi, la corsa. Essential. Fatica a trovarlo. Bella l'idea che tipo crea di mondi. Per esempio, sto mondo è stato fatto da qualcun altro. Certo, non so se avrò mai l'abilità di farlo così. Basta fare un percorso, metti due o tre nemici. Alla fine metti un boss. Potremmo anche provarci. Se volete in un video futuro, vogliamo provare a fare un dungeon insieme, lo creiamo insieme. Ve lo scrivete sotto nei commenti. Vi ricordo anche il like per supportare il canale in questo momento un po' di crisi, ragazzi. Mi raccomando, i vostri like, i vostri commenti, il vostro farvi sentire vicini a me mi fa piacere e mi aiuterà, ragazzi, perché è un periodo un po' così. C'è un modo per bloccare il nemico? Tab lock on. Ok, il tab possiamo bloccare il nemico, forse. Questa è una cosa nuova. Proviamo a loccarlo. Sì, ok, si può loccare. Bene, questa è una cosa buona. Anche non trovo il lock-on. Si darà il colpo. Anche il lock automaticamente. Beh, buona il lock-on. Ma non lo so, io già con gli oggettini da trovare, giocato in coop, poteva essere abbastanza divertente. Così un po' troppo leggerino, credo, poi non lo so. E la madonna. Distrutti. Storditi e distrutti, raga. Lì c'è qualcosa che luccica, proprio così sempre il fuoco. Ok, ci sono dei guerrieri spettrali. Se ho visto bene. Che sono anche abbastanza veloci. C'è anche un ritardo nell'abilità, comunque sia, Non è fatto per niente bene. C'è qualcosa da prendere, però, attenzione.
forse farà parte di una mission. Ci curiamo. Ah no, abbiamo le pozioni, ce ne sono rimaste tre. Ce ne sono rimaste tre. Ma credo che questo faccia parte di una missione, forse prendere il teschio, sì, perché vedi non ci danno niente. Come le uova, come le uova. No, non è che attacca. Forse attacca. Attacca, no, sta rimanendo fermo. Forse attacca soltanto a vista. Forse ti triggerano soltanto se passi nel campo visivo loro, scelto da chi è messo lì. Ragazzi, mamma mia. Perché vengono anche fuori un po' mondi un po' spoglietti, eh? Penso che questi hanno fatto un po' così. Penso che se ti ci metti, un genio può fare un capolavoro. Stefano che guardano. Ah, proprio come Dark Souls. Cioè, praticamente è preso da Dark Souls sta cosa. Sono proprio i checkpoint, sono. È Dark Souls fatto. Ma Dark Souls trova Minecraft. Ma proprio perché è una bestemmia, ho detto, Perché questo non c'ha né il gameplay di Dark Souls e tantomeno la genialità di Minecraft. Per adesso. Però abbiamo visto che i fuochi ci danno le pozze. Almeno quello. Quelli hanno una cazzo di ascia elettrica, spada elettrica. Ok, ci uccidono. Ragazzi, io non andrei neanche oltre. Poi se volete vedermi giocarci, ok, ma non andrei neanche oltre di qui. Ah, quindi ci fanno da coso. Cioè, non andrei, forse meno non andrei neanche oltre di qui a giocarlo, però. Vorrei vedere se la fine è vicina. C'è un tipo di mappa, no? Un M di solito si mette le mappe. No. Non c'è una mappa. E sono esplosi, ci siamo anche salvati. Usando l'abilità a cazzo ce ne vuole. Fondire storage. Vediamo se siamo vicini a alla fine oppure no. È anche abbastanza lungo, sì, proprio come Dark Souls. L'occare è incredibile. Non c'è neanche la parata. Non c'è. Poi c'è un altro di lo stesso tipo di colpo. Sì. C'è la stamina, vedete? Ah, ci vanno a ammazzare così. Ma ragazzi, il gioco è questo. Mi sto rompendo sinceramente il cazzo. C'ha poco senso giocare in questo modo, però. C'è che questo genere di giochi piace, a me non tanto, però è divertente. Forse se mai troverò qualcuno con cui giocarci e approfondire, oppure proverò l'editor e si potrà creare qualcosa di bello. Quindi se volete vedere un video dell'editor, scrivetelo sotto nei commenti. Noi ci possiamo salutare qua, ragazzi. E se casomai vorreste vedere la fine del dungeon, sempre scrivetemelo. Noi ci salutiamo e niente, ragazzi, alla prossima. Sto provando a correre, ragazzi, mentre vi salutavo, per vedere se effettivamente c'è una cazzo di fine. La Madonna! È impossibile sto gioco! Corri fino al prossimo fuoco. Ragazzi, ci sto riuscendo, non so neanche io come. Siamo ancora a livello 1, ma siamo alla fine, possiamo vedere la fine forse.
Possiamo andare alla fine forse? Mentre vi salutavo? Forse alla fine? Era finibile anche così. Forse questo è il trucco. No, continua. È infinito. Però così sblocca le missioni, ragazzi. E ci vediamo qua. Chi voglia vedere il continuo me lo dica. Continueremo da qui nel prossimo episodio. Ora è veramente tutto. Ciao, raga. Ciao, vi faccio saluto anche dall'Omoscopa. Ciao, Omoscopa. Quanto è bello, però. Ciao, ragazzi.